Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: la band romana protagonista assoluta con una performance da brividi al festival che si sta tenendo a Indio, in California. Tornado Rock al Coachella Valley Music and Arts Festival, naturalmente firmato Maneskin. La band romana è sbarcata in California e, tanto per cambiare, ha messo in scena una performance da urlo. Damiano David e soci, acclamatissimi dal pubblico dei campi dell'Empire Polo Club di Indio, non sono passati inosservati. Ovviamente a colpire sono stati, oltre che i loro talenti cristallini e i loro brani pirotecnici, i look ruspanti con cui si sono presentati all'evento. Abiti in pizzo, Damiano David sotto la sua vestaglia rosa aveva un completo sadomaso, con cui si è esibito negli ultimi brani meno, trasparenze e un'infinità di mascara. Ormai i ragazzi sono star globali, e, a diritto, da tali si atteggiano. Damiano ha incendiato la folla quando si è spogliato, levandosi la vestaglia. Se vedete una ragazza con cosce più belle delle mie fatemelo sapere, ha scandito scherzando. Poi, quando hanno intonato Gasoline, brano tributo alle vittime della sanguinosa guerra in corso in Ucraina, è partito un F. CK rabbioso nei confronti di colui che ha scatenato l'inferno. Noi abbiamo il privilegio di vivere mentre altrove ci sono bombe che cadono sulle città, ha ricordato David. Mentre cantava, sul maxi schermo, è apparso anche il faccione di Vladimir Putin. Finita la performance Damiano ha ringhiato, Free Ukraine, F. CK Putin. Folla in visibilio. Poco prima di dare ritmo e musica al palco del Coachella, la band ha rilasciato un'intervista all'Independent a cui Victoria De Angelis ha spiegato che i Maneskin hanno scritto un sacco di musica in questi ultimi mesi. Naturalmente questa fottuta situazione in Ucraina ci ha veramente colpiti, ha sottolineato la rocker, aggiungendo che come band hanno voluto usare la loro posizione per spingere le persone a schierarsi per quello che è giusto e far sentire la gente aiutata e compresa. Vogliamo alzare la nostra voce per qualcosa che abbia un significato. Sentivamo il bisogno di dire e parlare di questa cosa, ha concluso Vic. Coachella, come funziona gli artisti top in scaletta. Il Coachella, uno dei più importanti festival musicali a livello mondiale, ha avuto inizio lo scorso venerdì a Indio, in California. Ogni giorno gli eventi iniziano alle ore 12 locali, ci sono 9 ore di fuso orario con l'Italia, quando i primi artisti a esibirsi salgono sul palco. Le performance dei musicisti si alternano con i successivi fino a sera inoltrata, con le star che intrattengono la folla fino a dopo le 23. In tutto, il festival ospita 7 palchi. Tra gli artisti più quotati in scaletta, oltre ai Maneskin, figurano Billie Eilish, Harry Styles, Swedish House Mafia e The Weeknd, ma anche Mika, Stromae, Doja Cat, Lil Baby, gli Idols, Phoebe Bridgers e una lunga serie di altre star. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.